Sono presidente dell'Associazione Italia Alta Terra di Lavoro, che nasce 2 anni e mezzo fa circa, che non ha nessuna volontà nostalgica o monarchica o nulla, ma ha soltanto la volontà di ricercare la vera storia. Perché la storia per noi non è un porto, ma un faro. Cosa vuol dire un faro? Conoscendo da dove veniamo, oggi nessuno sa dove stiamo andando, credo che nessuno lo possa dire, almeno cerchiamo di capire da dove veniamo. Sapendo da dove veniamo, ci può essere molto utile per vivere il presente e per affrontare il futuro in maniera più consapevole. Noi di questo ci occupiamo. Ci occupiamo soprattutto di quello che è il regno di Napoli, di quello che è stata la Magna Grecia, quello che è stato il lugar di Napoletano, Longobardi, quindi 3.000 anni di storia, dove è concentrato molto sulla questione del 1860, è concentrato pure molto su quello che è stato il dopo, è concentrato molto sul regno. È ovvio che si tratta molto di più dei Borbone, perché è stata l'ultima casa che ha regnato su questo nostro territorio. Cioè, andando in giro per il regno, io lo chiamo sempre regno, per me non esiste né meridione né sud, questo è meridione, esiste il regno, questo è napoletano e nient'altro. E dire pure ai più anziani e più giovani che Napoli è stata la capitale del regno, questi dicono: faccio vedere quella bandiera. Nessuno sapeva che siamo stati 800 anni il regno di Napoli, ma quello non è un simbolo monarchico, quello è un simbolo all'espressione della nostra civiltà. La nostra civiltà che ha radici antiche, che nasce a Oriente e sta morendo a Nord Occidente, come diceva Franco Cassano. E quello per noi, quando vado in giro con quello, mi dico: ma tu che fai? No, io ti faccio conoscere la tua civiltà, perché tu hai un'essenza che è primaria, ma non lo sai. E un ragazzo della scuola, che noi andiamo anche nelle scuole, stiamo facendo seminari nelle scuole, dove i più entusiasti sono i professori, perché stanno in crisi i professori, perché a noi ci dicono di dire una storia, poi questi vanno su internet e dicono: ma qua c'è scritto tutt'altro, quindi vogliono essere aiutati. Buonasera. Peppino Caro. Un ragazzo, quando ho detto ad un ragazzo che cosa fa, che cosa è questo, nessuno sapeva che cosa fosse. Un ragazzo, sapete cosa mi disse? Ma quella è la bandiera dell'Europa. Ho detto: sì, bene. Bandiera Europa perché? Perché tutte le nazioni europee hanno contribuito alla crescita di quel tipo di civiltà. Ed è quindi lì ci stanno i simboli aragonesi, spagnoli, normanni, sveni, longobardi, c'è di tutto. Perché? Perché il regno è sempre stato la fusione di tutte le civiltà. Quindi quando una persona va in giro deve sapere da dove viene, perché ci hanno, poi lo affronteremo dopo, ci hanno appiccicato un vestito lombrosiano che dobbiamo toglierci. Poi spiegherò che cosa è tutto questo. Però identità vuol dire pure alimentazione, vuol dire pure cultura, vuol dire pure arte, vuol dire tutto. E per questo ho conosciuto Rosa, perché andando a ricercare i grani antichi del regno, mi capita, senatore Cappelli, Rosa spiega pure, ma sta lì, chiamo Rosa, e lei e mi ha venduto la pasta. Ho fatto fare i regali di Natale 2 anni fa, e lei per puro, l'ho invitata a vedere il convegno di Cerreto Sannita, qui vicino, c'erano circa 100 persone quel giorno. E lei è stata folgorata, San Paolo sulla via di Damasco, lei sulla via della Telesina. Lei si è aperto un mondo incredibile. E quindi ecco noi perché siamo qua. Ma noi non facciamo soltanto convegni che riguarda il brigandaggio e il regno. Noi abbiamo fatto San Tommaso d'Aquino, abbiamo fatto la musica del sole, abbiamo fatto il Terra Laboris, quindi facciamo anche Medioevo. Abbiamo fatto, grazie a Fernando Di Mira, abbiamo conosciuto Francesco Colangelo, teologo e filosofo del regno, Nicola Fergola, il più grande matematico al mondo. Nessuno lo sapeva. Noi, grazie a Fernando, l'abbiamo tutto fatto. Da scoprire. Cioè, è come un vaso di Pandora che si è aperto. Poi facciamo molta musica tradizionale. Spesso ci accompagnano nei nostri convegni in maniera gratuita, tutto gratuito con noi. Ci scambiamo i favori, alcuni gruppi, tra cui dopo apprezzerete i Controlla e la Scuola tra Danze, perché deve essere un continuo scambio di informazioni, di culture e di intreccio. E poi capirete che la cultura oggi, il mondo oggi occidentale e mondiale si sta cibando della cultura della città che nasce nel nostro territorio, compreso il Benevento. Adesso parleremo del 1860, però siccome facciamo anche commemorazione, ricordi di eccidi dimenticati, noi abbiamo fatto quello fra diavolo a
a Napoli, i Lazzari a Napoli, il 22 di gennaio, si fa Borges a Tagliacozzo, e noi ogni anno facciamo una commemorazione di una strage avvenuta nel 1799 a Isola Liri, e vedete questo breve video.